Questo articolo di Brindelli è uno di quelli che compone il suo libro Legge e Mercato. 18 saggi sul diritto e l'economia secondo una coerente visione austro-libertaria. Il libro si può acquistare anche presso la libreria del Ponte di Bologna. Leggiamo questa recensione del libro. Legge e Mercato è una raccolta di articoli indipendenti che spiegano in modo semplice e intuitivo alcuni concetti fondamentali di economia e il loro legame con la filosofia politica. La tesi di fondo è che il libero mercato è l'unico sistema economico compatibile con la legge, con la L maiuscola, intesa come principio di non aggressione, e con la prosperità sostenibile. Il libero mercato e la legge sono incompatibili con una situazione in cui qualcuno, in particolare la macchina coercitiva statale, può compiere legalmente azioni che, se fossero compiute da chiunque altro, sarebbero considerate dei crimini. Tutte le crisi economiche cicliche, incluse quelle future, che il sempre maggiore interventismo statale, specie nel settore del denaro e del credito, sta preparando, tutte le crisi economiche cicliche vengono generalmente viste come il prodotto dei cosiddetti fallimenti del mercato, ma non è così. In realtà è il contrario, queste crisi sono il prodotto dell'assenza di libero mercato e quindi di legge. Legge sempre inteso come principio di non aggressione, non la legge Fiat, il positivismo giuridico di oggi. Oggi, infatti, la legge, invece di essere il limite non arbitrario a ogni potere coercitivo, cioè la legge con la S L maiuscola, invece oggi la legge è un'altra cosa, è il positivismo giuridico, è lo strumento di potere coercitivo arbitrario. E dove vige il positivismo giuridico, il libero mercato non può esistere. Può esistere soltanto dove la legge è intesa come principio di non aggressione. Allora la legge e il libero mercato sono due facce della stessa medaglia, non si può avere l'uno senza l'altra. E non può esserci prosperità sostenibile. Ecco infatti le due facce della stessa medaglia nella copertina del libro di Birindelli.